Bene, grazie a tutti di essere qui oggi e grazie ad Achille, a Stefano, ad Alberto per avermi concesso questa possibilità di essere qui, a tutta la grande famiglia Mauri, alla quarta generazione, se Netflix ha avuto un grande successo con The Crown per la famiglia Windsor, immagino che la prossima serie sarà dedicata a voi. Allora, io non sono qui a raccontarvi un thriller, un giallo, per cui anticipo il succo della cosa. Se il Corriere ha cominciato a fare da qualche tempo un supplemento, un prodotto che si chiama Le Buone Notizie, dedicato a ciò che di buono avviene nella società, anch'io oggi voglio raccontarvi cose col segno più. Mi sembra che sia non solo opportuno per sollevare il nostro morale, ma perché corrisponde alla realtà. Soprattutto mi rivolgo a voi, giovani librai, siete qui nel... Se foste piloti di Formula 1 sareste nella scuderia Ferrari, questo è il tempio della più grande qualità di riflessione e di tradizione letteraria. Allora, vediamo un pochettino che cosa è successo. Partiamo dal dato che normalmente si racconta come quello più triste quando si descrive l'Italia, o meglio, uno dei tanti. L'Italia è un popolo che non legge. Siamo in coda a tutte le classifiche europee, siamo la Cenerentola, la maglia nera, solo 4 italiani su 10 leggono, il 60% non sa nemmeno cosa sia un libro. Questo è quello che normalmente ci viene raccontato. Vediamo se le cose stanno esattamente così o se i numeri non ci possono raccontare in realtà qualcosa di diverso. Allora, innanzitutto volevo dirvi che io vi mostrerò un numero abbastanza ridotto di diapositive, di immagini, per cui chi volesse le trova, e qui trovate il dettaglio del sito dove potete trovare la serie completa delle schede che sono state preparate dal servizio studi dell'Associazione Italiana di Editori sotto l'abile guida di Giovanni Peresson. Io vi darò un flash complessivo. Allora, partiamo dalla lettura. Questi sono i dati che normalmente abbiamo sempre sentito raccontare. Basta guardare l'ultimo in fondo, l'ultima colonna, trovate un numero 40,5. Questo è quello che l'Istat anno dopo anno ci dice sulla lettura. Gli italiani leggono 4 su 10. Però andiamo a vedere a che cosa, a quale domanda hanno risposto gli italiani nella indagine. Hanno risposto a questo tipo di domanda. Ha letto libri negli ultimi 12 mesi? Fin qui ci siamo. Però dopo consideriamo cosa chiedono dopo. Consideri solo i libri letti per motivi non strettamente scolastici o professionali. Cosa vuol dire? Vuol dire che se un qualunque operatore economico vuole migliorare la propria capacità professionale, non ha particolare interesse per la narrativa e durante l'anno legge libri di marketing, di pubblicità, di contabilità finanziaria per migliorare la propria capacità professionale, tutto questo non viene considerato nella lettura. Ancora, se uno studente per migliorare la propria attrezzatura culturale, per andare meglio a scuola, per andare meglio all'università, al di là dei testi obbligatori, legge altre cose finalizzate alla propria carriera, in questo caso educativa, anche quello non viene considerato. Ossia, stiamo tagliando dai consumi di lettura, dalle motivazioni che inducono a leggere, una fetta importante invece dei tipi di letture, delle motivazioni che chiunque di noi normalmente nella propria vita è abituato a realizzare. Allora, noi voglio dire come AIE,
abbiamo fatto l'anno scorso e ripetuto quest'anno un'analisi un po' diversa, non tanto immediatamente sui numeri, ma sulle motivazioni della lettura. Ed è questa. Guardate l'ultima colonna a destra, con un bel colore rosso vivo, e in cima un numero più consolante che è 62%, che vuol dire i lettori negli ultimi 12 mesi. Perché noi abbiamo fatto una domanda un po' più terra terra, un po' più banale, se volete anche un po' più ragionevole. Qualcuno di voi ha letto qualcosa nell'ultimo anno? Magari non tutto intero, un libro grande e grosso di 400 pagine, dopo la metà vi siete stancati, poi ne avete preso un altro e l'avete lasciato lì. Ma di qualsiasi genere, un romanzo, un saggio, un giallo, un manuale, una guida, mettete tutto insieme e si arriva al 62%. Dal 62 al 40, però, lo scarto è grande. E vi sto dicendo, attenti, non vi sto dicendo che in un anno si è passati dal 40 al 60. Sto dicendo che abbiamo dato due letture diverse. Il professor Tantazzi vicino a me mi ricordava che opportunamente massaggiati, opportunamente torturati, i numeri sono sempre in grado di rispondere a qualsiasi diversa domanda, a dare qualsiasi tipo di risposta. Però ci siamo chiesti, è ragionevole che noi, che siamo piccolini, diamo un dato così diverso dall'Istat, che è il grande istituto di statistica? Non ci staremo sbagliando? Allora, nel nostro ufficio studi, che è molto bravo e molto attento, sono andati a fare una verifica più puntuale. L'Istat, dovete sapere, non solo ogni anno pubblica le sue statistiche realizzate con cadenza annuale, ma con cadenza più lunga analizza anche dei fenomeni che si immaginano possano non cambiare così tanto da un anno all'altro. Sulla lettura, l'Istat fa una domanda diversa ogni 5 anni, una volta la faceva ogni 10, da qualche tempo la fa una volta ogni 5 anni. E fa esattamente quel tipo di domanda che abbiamo fatto noi, ossia ricomprendendo quell'altro tipo di lettura di cui si è detto. Ebbene, se mettiamo insieme tutte queste componenti, guardando non all'indagine annuale, ma all'indagine quinquennale, si finisce per arrivare a questa linea azzurra, che vedete, 60, 60, 59, sono tre indagini quinquennali di Istat realizzate, che esattamente corrisponde, voglio dire, siamo nella differenza degli errori di rilevazione, siamo esattamente al 60%. Che cosa vuol dire questo? Che siamo diventati il popolo di maggiori lettori in Europa? No. Guardate la... Ecco. Se guardate questa tabella, sono i vari paesi europei. Quelle due strisce azzurre sono in alto, la striscia azzurra in cui l'Italia è misurata al 60%, quella sotto è quella in cui l'Italia è misurata al 40% di lettori. Vedete, passando dal 40 al 60 siamo riusciti a superare con slancio la Bulgaria e la Grecia, persino Cipro, e abbiamo toccato i nostri cugini della Spagna. Però la Norvegia ancora là per aria, il Regno Unito altrettanto, però qualche passettino in avanti l'abbiamo fatto e comunque ci dà una impressione più realistica di quello che ognuno di noi in fondo ha sempre pensato. È possibile che 6 italiani su 10 non abbiano mai nemmeno conosciuto una volta nell'anno un libro, fosse anche, con tutto rispetto, un libro di cucina, un libro, non dico il manuale di funzionamento del televisore, sto dicendo cose un pochettino più serie e che rientrano nella categoria dei libri. Il confronto comunque con gli altri paesi europei non sono sicuro che sia sempre del tutto omogeneo, perché ad esempio se guardiamo queste cifre, vedere che in Germania legge il 69% scarso, mentre in Belgio leggono l'83%, qualche dubbio su come sono fatte queste statistiche comunque mi rimane. In Belgio piove di più, per cui forse si mettono a leggere nelle giornate uggiose.
Andiamo avanti sempre nei comportamenti, sempre su questa nostra indagine, fatta in modo molto serio, questa indagine che vi ho detto e di cui vi ho parlato, fatta da AIE, dall'Associazione Italiana degli Editori, è fatta su 4.000 interviste, 4.000 casi. Chiunque sa di sondaggi sa che 4.000 casi sono già indicativi di un sondaggio molto serio, di una ricerca molto seria e molto approfondita, tra l'altro fatta nel rispetto della fotografia complessiva del paese, per cui sono indagini rappresentative, come si dice, del campione nazionale. Allora, vedete, i libri vengono letti dal 62%, poi ci sono gli ebook, che sono una novità, e gli audiolibri. Ancora più interessante, però, è quella successiva, che ci parla di come in realtà stanno cambiando le abitudini dei lettori. Nella torta di sinistra voi vedete una macchia rossa molto più grande. La macchia rossa cos'era? Era la macchia rossa dei lettori che leggevano i libri solo sul libro tradizionale, sul libro di carta. Questo nel 2014, ossia 3 anni fa. 3 anni fa il 28% leggeva i propri libri sul supporto cartaceo, sul supporto digitale come ebook oppure con audiolibri. Andiamo a vedere cosa è successo nel 2017, l'anno che abbiamo appena chiuso. Vedete che l'area dei lettori esclusivamente concentrati sul libro su carta si è fortemente ridotta, da quasi il 70 al 56, mentre si è allargata la fascia di coloro che leggono anche sull'ebook. Non sto dicendo solo ebook, vuol dire che la capacità di percorrere i sentieri della lettura utilizzando vari cammini, ossia il cammino tradizionale del libro di carta o il libro, il tablet, l'ebook, le altre cose, sta progredendo, in quanto si ritrovano fenomeni diversi, comodità diverse. Durante il viaggio è forse più comodo avere il tablet o il lettore digitale, che consente una maggior facilità di trasporto di un numero importante di titoli. Quando siamo tranquillamente a casa nostra c'è più comodo tornare all'abitudine e al piacere del libro sulla carta. Vediamo ancora come si distribuisce la lettura tra le varie fasce di età. Vedete, quelli che leggono di più sono qua i lettori nel complesso, qua i lettori solo di libri e lì i lettori di ebook e audiolibri. In tutte le fasce, o meglio, in tutti i percorsi di lettura, voi vedete che le fasce giovanili sono quelle che leggono di più, mentre leggono drasticamente di meno le fasce più avanzate, quelle oltre i 65 anni. E qui ancora, qualche giorno fa abbiamo per primi analizzato questi dati nell'associazione, ci siamo anche chiesti che cosa questo esattamente volesse dire e come fosse progredito, voglio dire, i 65 anni di oggi cosa leggevano anno di meno nella loro età. Comunque questi sono i dati in cui progressivamente cala la lettura. Però altrettanto interessante è il dato successivo. Guardate, mescolando la lettura per fascia di età con il tempo dedicato alla lettura, voi vedete che i lettori più giovani sono quelli che leggono di più, ma contemporaneamente sono quelli che dedicano alla lettura il tempo minore. Non è un dato, se ci riflettiamo, inspiegabile o stupefacente. In realtà proprio l'abitudine forse dei lettori più giovani a strumenti diversi che offrono modalità di lettura più rapida si ritrova esattamente in questo. Mentre vedete che nelle fasce di età più alta, dal 18 al 24, dai 25 al 54, il tempo dedicato alla lettura, ossia di chi dedica almeno un'ora al giorno,
aumenta di parecchio. Cosa che forse merita qualche riflessione da chi è attivo nel mondo del libro, quale che sia il punto in cui lui si colloca nella filiera, dall'editore sino al libraio. Detto questo, allora guardiamo dove si vanno a comprare i libri, e qui veniamo a voi, carissimi giovani librai. Vedete che le librerie continuano ad essere il canale principale attraverso cui il lettore acquista i suoi libri. Le librerie, vedete in alto, le librerie di catena nelle aree urbane. Naturalmente non fate la somma per arrivare a 100, perché ognuno può rispondere di sì a tante domande. Naturalmente può comprare tanto una libreria di catena, quanto comprare un libro in edicola, quanto può comprare su una libreria elettronica, oppure andare a leggere in biblioteca o a un festival letterario. Però vedete, questa è la fotografia: le librerie di catena, le librerie nei centri commerciali e le altre librerie. Poi ci sono le edicole, le cartolibrerie, la grande distribuzione e i punti vendita sulle autostrade. Il dato che sta crescendo in modo impetuoso delle librerie online, sia Amazon, di cui il professor Tantazzi ci ha tanto parlato prima, sia le altre che esistono fortunatamente in Italia e che sono robuste e prospere, le biblioteche, i prestiti d'amici. E da ultimo vorrei attirare la vostra attenzione su questi due numeri in giallo: Fiere Festival 3%, il che grosso modo, sapendo che stiamo parlando di un universo di qualcosa di più di 30 milioni, vuol dire che circa 1 milione di lettori all'anno acquistano i loro libri nei saloni, nelle fiere e nei festival, che più o meno, tra l'altro, corrisponde, perché abbiamo voluto fare una qualche prova di verifica per vedere se queste analisi corrispondevano alle realtà che abbiamo, più o meno corrispondono ai dati che vengono dichiarati dal complesso delle feste, dei festival in Italia. Per cui è realistico sapere che circa 1 milione di italiani, naturalmente non in modo esclusivo, ma approfittano delle fiere e dei festival, dei saloni del libro, per acquistare i libri. Veniamo adesso al mercato. Ora, abbiamo detto di questo dato, in qualche modo di grande novità, di un popolo italiano che legge non in 4 cittadini su 10, ma in 6, e veniamo al mercato, che ha dati altrettanto consolanti per tutti noi che di libro viviamo, ci appassioniamo e che del libro facciamo gran parte della nostra vita. La prima cosa che vorrei farvi vedere è questa. Consentitemi di ripetere qui un piccolo giochino che ormai chi me l'ha sentito fare più volte ascolterà forse con un poco di fastidio, ma vi chiedo un attimo di pazienza. Se io chiedessi a voi, ovviamente tra di voi tutti siete professionisti per cui rispondereste nel modo giusto, ma normalmente io a varie platee faccio questo tipo di domanda: mettetemi in fila per ordine di fatturato il cinema, la musica, i quotidiani, il libro. Mettetemeli in fila per ordine di fatturato. La risposta che assolutamente in modo standard e ripetuto viene è in cima al cinema, per definizione, la più grande industria culturale del paese, di cui abbiamo sempre sentito gli Oscar, Sofia Loren, Mastroianni, fino a Verdone e tutto il resto. Dopo la musica, Mina, Celentano, la grande musica italiana, poi i quotidiani che sono la nostra Bibbia quotidiana, e poi, poveretto, il libro, siamo un paese che non legge. Andiamo a vedere i dati. I dati ci mostrano una realtà totalmente diversa. L'industria del libro è di gran lunga la prima industria culturale del paese, con
I dati sono del 2016 perché sono gli ultimi dati in cui possiamo fare un paragone tra le diverse industrie culturali del paese e stiamo ragionando solo, questa tabella è costruita sulla spesa diretta degli italiani per l'acquisto del prodotto culturale, per cui ad esempio quando parliamo di cinema escludiamo la spesa per l'acquisto del popcorn nella sala cinematografica, o se parliamo dei quotidiani escludiamo la pubblicità raccolta. Stiamo parlando di spese dirette degli italiani. Ebbene, vedete che a parte l'abbonamento alla Pay TV, che ormai è cresciuto di tanto, con 2 miliardi e 7 c'è dentro tutto, naturalmente anche la scolastica, c'è dentro assolutamente tutto, il libro è di gran lunga l'industria culturale più grande. Vale, andate in fondo, la musica vale meno di 500 milioni, vuol dire che siamo a più o meno 6 volte la musica, siamo, guardate, il cinema vale 700 milioni, per cui siamo a 4 volte il cinema. Questo per dire che, amici miei, ragazzi che siete in questo bellissimo mondo del libro e delle librerie, sappiate che siete nel centro della più grande industria culturale del paese, in un paese che in realtà legge più o meno in modo non dissimile dagli altri suoi concorrenti europei. Per cui qualche motivo di sollievo questi dati lo possono dare. E adesso veniamo al mercato in senso stretto. Anche qui i dati sono buoni. Andate subito, per comodità e soddisfazione vostra, all'ultima casella, che è quella in azzurro con una punta in cima giallo, vedete circa 1,5, che vuol dire in miliardi. Qui stiamo parlando solo di quelli che chiamiamo normalmente il canale trade, per cui escludendo il libro scolastico, le banche dati, le vendite attraverso le librerie, la grande distribuzione. 1,5 miliardi, con sotto un più 5,8. Vuol dire che l'anno scorso il mercato del libro è cresciuto quasi del 6%. Dopo anni in cui la crescita, l'avete visto anche nelle figure, nei grafici, nei disegni che ci ha fatto vedere il professor Tantazzi, l'economia italiana, la capacità di spesa delle famiglie italiane sta crescendo, è cresciuta, per cui possiamo dire, dopo tante volte che ci siamo ripetuti sino alla noia, la luce in fondo al tunnel, la vediamo, non la vediamo, ora possiamo finalmente dire che dal tunnel siamo usciti. Siamo sopra il 2010, come vedete, per cui abbiamo recuperato il livello della crisi. Non solo abbiamo recuperato il livello della crisi, ma poi lo diremo in fondo, ma ci torniamo. Il libro a questo punto ha acquisito, a qualcuno può piacere, a qualcuno può non piacere, la caratteristica di essere finalmente, io direi tutto sommato, un consumo che si allinea agli andamenti complessivi dell'economia. Il mondo del libro era un mondo tradizionalmente considerato dagli economisti con una formula e una definizione che era quello del settore anticiclico, ossia era un settore che resisteva meglio ai colpi della sorte cinica e bara negli anni della crisi, ma tutte le volte che c'era un po' di ripresa riprendeva molto meno del resto. A questo punto siamo in un momento di ripresa, possiamo dire che il libro si sta comportando bene come il resto dell'economia, o se volete in modo ancora più preciso, come il resto della produzione industriale. Anzi, se uno volesse tratteggiare la linea dell'andamento dei libri e quello delle vendite delle automobili, credo che non andremmo molto distanti nel vedere l'andamento della curva. Di questo più 5,8, quanto hanno pesato gli ebook? Gli ebook di questo 5,8 sono cresciuti del 3,2,
Per cui vuol dire che anche in Italia si sta confermando quel trend che abbiamo visto ormai consolidato a partire dagli Stati Uniti in tutti gli altri mercati, di un ebook che sta progressivamente calando nei paesi dove era cresciuto di più, e in realtà se stando in Italia siamo intorno al 5-6% più o meno del mercato. Per cui, così come si può ragionevolmente quantomeno spostare negli anni in avanti la profezia che diceva nel 2020 non ci saranno più giornali e quotidiani perché saranno tutti travolti da internet, così possiamo pure dire che il libro di carta ha un bel futuro davanti a sé. Tra i vari settori, come si è distribuito, anche per rispondere alla critica che giustamente Stefano Mauri faceva al titolo di un giornale di questa mattina che attribuiva per intero ad Amazon la crescita del mercato. Non è così. Amazon ha aumentato la propria quota, Amazon e le librerie online hanno aumentato la propria quota, ma non è da lì che è venuto il progresso e nella crescita del mercato. Guardate questo grafico che si spiega largamente da sé. In alto vedete quelli che abbiamo chiamato gli store online, che sono poi semplicemente, per dirlo in italiano, le librerie che vendono su internet, esclusi gli ebook, naturalmente stiamo parlando il libro di carta che viene venduto non in una libreria tradizionale ma in una libreria online su internet. Vedete che è cresciuto, e soprattutto vedete che il tasso di crescita e la velocità con la quale si espande questa zona rossa è particolarmente impetuoso. Mentre si contrae alla base delle colonne la linea grigia, che è quella della grande distribuzione organizzata. E credo sotto gli occhi di tutti che nei supermercati e negli ipermercati la zona destinata ai libri, se i metri quadrati occupati dai libri possono dare una dimensione anche del volume d'affari, si sta riducendo. Si sta riducendo perché le regolamentazioni sugli sconti hanno impedito alla grande distribuzione di considerare il libro come una merce quasi di risulta, però resta un canale importante che va tutelato e va difeso, ancorché in diminuzione. Vedete poi le librerie di catena che sono passate più o meno dal 40 al 44, in parte erodendo la libreria a conduzione familiare, e qui immagino abbia giocato anche il fenomeno del franchising, per cui passano da una categoria all'altra alcune delle librerie. Naturalmente se le librerie a conduzione familiare scendono dal 38,8 al 25,2, come sempre le statistiche ci ricordano il pollo di Trilussa, per cui ci sono quelle che vanno meglio e quelle che vanno meno bene, e lì sta naturalmente, parlando delle librerie a conduzione familiare o librerie indipendenti o librerie non di catena, sta l'abilità dell'esercente della libreria, del libraio, come ci raccontava prima anche il professor Tantazzi, offrire un'emozione, un servizio, un appagamento delle necessità del lettore che va al di là di quello che può offrire la libreria online. Lasciatemi dire subito che non mi iscrivo al club di coloro che considerano Amazon un nemico del libro. Amazon, per la possibilità, e le altre librerie online, di portare il libro laddove librerie non ci sono, magari anche dove non ci sono supermercati, e l'Italia è purtroppo nazione nella quale in larga parte del territorio, in tanti paesi, in tante città, le librerie scarseggiano, per cui la possibilità di portare il libro anche lì è un dato positivo. Poi Amazon, sappiamo, e le altre librerie online hanno capacità di assortimento e di magazzino e di, ripeto, proprio di assortimento che una libreria normale probabilmente non ha, oltre alla grande capacità di una distribuzione, tempi di distribuzione molto efficaci. Da ultimo, esattamente quello di cui avevamo parlato prima, il libro è tornato a essere un settore che si comporta come il resto dell'economia. Qui vedete in alto
la produzione industriale sotto l'andamento del mercato dei libri, vedete che ancorché su livelli diversi, però l'andamento della curva è assolutamente identico. Per cui un mercato buono, di cui c'è di essere soddisfatti, anche tutte le ultime recenti esperienze che abbiamo avuto, dalla felice esperienza della fiera della piccola e media editoria più libri che abbiamo avuto a Roma, e saluto Anna Maria Malato, che è stata artefice di questa artefice prima di questo successo. Consentitemi, visto che siamo in tanti tra editori, però di rivolgere anche un pensiero al passato presidente dell'Associazione Editori, Federico Motta, che ha largamente contribuito a portare la fiera nella nuvola di Fuxa, se quello è stato uno degli elementi che hanno contribuito al successo. Tra pochi giorni a Milano avremo Tempo di Libri, la Fiera Internazionale del Libro di Milano, che promette di darci buona soddisfazione. Già sono quasi esaurite le prenotazioni per i quasi 5.000 posti riservati nei laboratori per i bambini più piccoli. Dopo qualche settimana ci sarà il Salone del Libro di Torino, che ci auguriamo tutti abbia altrettanto successo. Per cui il mercato ci sta dando soddisfazioni, la lettura pure, e abbiamo scoperto che siamo l'industria culturale più grande dell'Italia. Consentitemi a questo punto ancora qualche minuto di riflessione. Non c'è oggi con noi, impegnato con scadenze politicamente rilevanti, il Ministro della Cultura Franceschini. Consentitemi però di fare, come Associazione degli Editori, una riflessione sul rapporto tra mondo del libro e istituzioni politica, guardando non solo a questo periodo elettorale nel quale vengono spese tante promesse che è sempre bene raccogliere un poco con le pinze, ma più che altro al prossimo Parlamento e al prossimo esecutivo. Così come non mi sono iscritto al club di coloro che vedono Amazon come un nemico della lettura, nemmeno voglio iscrivermi al club di coloro che dicono che la lettura è sempre stata del tutto negletta e fuori dal radar delle istituzioni. Così onestamente non è. Le famiglie, perché passa attraverso quello gran parte del sostegno, hanno tradizionalmente avuto un sostegno nell'accesso alla lettura, ad esempio nel riconoscimento di quell'elementare diritto ad avere i libri di testo gratuiti nella scuola dell'obbligo. Ma ci sono altri strumenti che sono stati utilizzati nel tempo, e particolarmente negli ultimi tempi, e mi piace ricordarlo, il mondo della lettura e del libro ha avuto sostegni importanti che si sono riflessi esattamente anche in quell'aumento del mercato che abbiamo visto. Così come ci diceva prima il professor Tantazzi nel dire che ha giocato a favore della crescita del PIL la ricostruita e ricostituita capacità di spesa delle famiglie, questo è avvenuto anche nel mondo del libro. L'esempio più lampante e concreto è il bonus dei 500 euro a favore dei diciottenni. Erano stati stanziati circa 280, 240, 250 milioni. Di questi solo una parte sono stati utilizzati, perché l'accesso alla provvidenza comunque richiedeva una qualche attenzione, c'era qualche complicazione, per cui dei 240-250 milioni sono stati tratti, per così dire, solo circa 160-170. Gli altri non sono stati utilizzati. Di questi 160-170, poco meno di 140 però sono andati al libro, cosa che non è indifferente. Poi contemporaneamente, negli ultimi tempi, è stato con l'ultima legge di bilancio, sono stati dati, e qui abbiamo Romano Montroni, grande maestro del Centro per il Libro, 3 milioni per il libro a lettura, 1 milione è andato alle biblioteche scolastiche, le librerie, come sapete, hanno avuto un aiuto, e parlo a voi direttamente, sia librerie di catena, sia librerie indipendenti, con anche l'accortezza di consentire che l'agevolazione fiscale venisse tradotta anche per le librerie
che di fatto esauriscono la capacità propria di generare di reddito nello stipendio della famiglia che conduce la libreria, per cui è stato esteso la defiscalizzazione non solo all'imposta sul reddito ma anche alle imposte locali. Poi abbiamo avuto altre forme di contribuzione, l'aiuto per l'aggiornamento culturale degli insegnanti. Voglio dire, quando Pepe la Terza ci induce a riflettere sulla legge del libro e ci invita ai suoi incontri, chiamati con grande fantasia e intelligenza il sarchiapone, sapete, era l'animale che Walter Chiari inseguiva raccontando in un suo sketch celebre nel mondo della televisione. Ebbene, di questo sarchiapone, ossia della legge del libro che noi fortemente vogliamo, qualche tratto lo conosciamo. È il primo tratto di questa legge per il libro che noi chiediamo, perché il libro deve diventare un elemento costitutivo della politica nazionale come elemento essenziale per la crescita sociale, democratica, professionale, economica del Paese. Però qualche tratto di questa grande futura legge del libro che dovrà affrontare dalle biblioteche alle librerie, al mondo editoriale, qualche tratto lo sappiamo, e il primo è di rendere permanenti gli strumenti che già abbiamo. Dopodiché dobbiamo completarla, e il primo elemento che noi chiediamo alla politica è quello di equiparare l'acquisto del libro quantomeno all'abbonamento di una palestra. Ora, la forma fisica è assolutamente essenziale per il nostro benessere privato e per il benessere pubblico, ma iscriversi a una palestra non è meno importante per lo sviluppo del Paese dell'acquisto di un libro. Per cui la defiscalizzazione, ossia il concedere che l'acquisto del libro venga considerato nel momento in cui siamo chiamati a corrispondere al nostro dovere di cittadini e di contribuenti, è una richiesta che io credo sia ragionevole proporre. Mi si dice: ma in quali altri paesi vige in Europa la defiscalizzazione per l'acquisto del libro? Non lo so, può darsi che non ci sia nessuno, ma forse non c'è nessun paese in cui si possono dedurre le palestre. Per cui a questo punto, voglio dire, fantasia per fantasia, applichiamola al libro. Detto tutto questo, siamo qui di nuovo. Grazie a tutti, rinnoviamo gli auguri a coloro che ieri hanno compiuto gli anni, a coloro che sono entrati nella categoria, come direbbe il tuo grande Camilleri Carantoni, dei sessantini, a coloro che sono un po' più giovani, soprattutto a voi, grazie dell'attenzione.